qual è la moto ideale per un viaggio lungo, un viaggio adventure? Sicuramente questa, ma prendereste in considerazione una moto di più bassa cilindrata? Magari questa. Africa Twin del 2018, edizione del trentennale, la regina del deserto che ha debuttato nel 1988, in questa versione diventa la regina dei viaggi con un'autonomia di circa 400 km. La usereste per fare un viaggio impegnativo. Contendente, la Honda CRF 250 Rally, un quarto della cilindrata, 25 cavalli scarsi e un'autonomia che si avvicina a quei 400 km dell'Africa Twin con un serbatoio da soli 12 litri per 157 kg di peso. Questa la usereste per fare un viaggio impegnativo? Dicessi che questa è la vera regina delle strade più dissestate del mondo, del Sud America, del sud-est asiatico, la moto più utilizzata per viaggiare a lunghissimo raggio, ci credereste? Non mi fraintendete, l'Africa Twin è una moto fantastica, ma proprio moto come questa sono l'emblema del viaggio su grandi distanze nella testa di noi europei. Lo scorso anno ho fatto un viaggio magnifico, 6.000 km in Argentina, in sella a una moto di piccola cilindrata, una Zontes X310. Sono partito da solo, da Buenos Aires, e ci sono tornato passando dal Pacifico in Cile, scalando le Ande, affrontando strade pessime e desertiche. Ecco, in quel momento ho capito che la cilindrata non fa il viaggio. La cubatura non fa il piacere di guida e che queste moto possono assicurare lunghe distanze con poco denaro, oltre a essere robuste e affidabili. Qualche tempo fa scrivevo nel blog che le moto 300 ci avrebbero fatto riscoprire il piacere di andare in moto perché sono semplici, non richiedono skills da pilota ufficiale e perché sono in grado di andare veramente ovunque. Ecco allora la mia scelta della Rally, una moto che sta bene in città, che non sente le buche, che consuma poco ed è una moto, non è uno scooter. Una moto che può portarti a fare qualche traccia di enduro con gli amici anche, perché no? Ho imparato dai miei chilometri argentini, ho visto che la passione è salire in sella e vivere la moto apprezzandone ogni sfumatura. Bisogna solo essere pronti a lasciarsi i pregiudizi alle spalle. Ed è questo il difficile.